Puoi fare reazione mista ottimizzando quantità e costi? Benvenuti quindi in Farming Simulator MATLAB, il canale di YouTube dove parliamo di matematica, di conti, di calcoli, di parametri che si possono utilizzare e muovere in Farming Simulator 25 per massimizzare i nostri allevamenti, i nostri ricavi, i nostri raccolti, le nostre produzioni. E oggi di conti dovremo farne tanti perché ci troviamo a voler parlare di come fare la reazione mista. Forse sono conti anche un po' inutili, me lo dico da solo prima che lo diciate nei commenti, però il senso del canale è questo, no? Provare a mettere giù, usare i fogli Excel per capire le cose e mai come nella reazione mista un foglio Excel può essere comodo e fra un attimo vedremo perché. Allora, cominciamo dall'inizio. Per fare reazione mista serve un carro miscelatore esattamente come questo da 35 metri cubi, il Silo King. Ce ne sono altri nello shop, eccoli qua nella sezione animali, ci sono questi tre. Gli altri due qui a destra, molto più cari, hanno un vantaggio che aspirano direttamente dal suolo il materiale che vogliamo prendere, e questo può essere un vantaggio interessante, ma costano talmente tanto che semmai se ne riparla più avanti nel gioco. I tre che invece sono più abbordabili, anche perché questi non si possono noleggiare, serviranno costantemente, non ha senso prenderli a noleggio che avrebbe un costo eccessivo. I tre che invece sono più abbordabili si differenziano sostanzialmente per la capacità che hanno del loro cassone. Da 11.900 metri cubi il primo, da 24 metri cubi il secondo e poi da 35 con la possibilità di estenderlo a 45 il terzo. Dentro questi strumenti ci va, lo vediamo subito, lo vedete qui in alto a sinistra, le in proporzioni definite ci va il fieno, l'insilato, la paglia e il mangime minerale, con delle proporzioni che non sono, sono all'interno di una fascia, diciamo così. Per esempio il fieno deve avere un minimo del 20%, un massimo del 75%. L'insilato lo stesso, un minimo del 20, un massimo del 75%. La paglia può essere anche a zero ed essere massimo un 28%. Il mangime minerale può essere anche a zero ed essere massimo un 5%. Che cosa succede se non si rispettano queste percentuali? Non succede sostanzialmente niente. Il cibo viene comunque consumato dalle mucche o dalle bufale che se lo prendono nella loro stalla, però non sarà considerata razione mista, sarà considerato foraggio e finirà nell'indicatore della stalla nella voce del fieno. Vedete che quando siamo in una stalla, lo vediamo qua, nel cibo c'è razione mista totale 100%, fieno 80%, vuol dire che quel cibo nutre le vacche, ma non tiene al massimo la produttività. Appunto ha questo 80% di efficacia rispetto al 100% che può avere la reazione mista totale. Non l'ho provato, l'effettiva differenza di produzione di latte, ad esempio, che è quello che interessa a noi, fra mucche allevate soltanto col fieno e mucche allevate con la reazione mista totale, però diamo per scontato che la reazione mista totale sia più efficace del fieno e tanto più dell'erba e del prato per produrre un buon numero di litri di latte. Comunque, poi di mucche e di bufale parleremo più avanti, ora parliamo di come fare la reazione mista. Quindi, per rispettare queste percentuali, bisogna stare attenti a cosa ci mettiamo dentro, perché noi probabilmente avremo delle balle, come queste qua, fieno, paglia, fieno e insilato. E qua giù c'è anche una cassetta di mangime minerale. Ecco, mangime minerale non si inserisce dentro il cassone, ma bisogna passarci accanto, come si fa con la seminatrice con i semi, con il cassone acceso, e poi si può a quel punto caricare il cassone con il mangime minerale che è sul pallet, e si compra questo in negozio. Ce ne può stare massimo il 5%, quindi un pallet per ogni carro miscelatore è sufficiente. L'obiettivo è quello di spendere il meno possibile, perché non tutti questi tre ingredienti hanno lo stesso costo. L'insilato costa molto di più del fieno, che costa di più della paglia se l'andiamo a comprare allo shop, ma questo riflette anche il tempo di produzione necessario e gli attrezzi necessari per produrlo, no? Per fare insilato ci vuole più tempo, ci vogliono degli attrezzi, per fare il fieno ugualmente, bisogna fare l'erba, poi bisogna lasciarla seccare e poi raccoglierla. Per fare la paglia invece basta raccogliere e mietere
un campo a grano e poi raccogliere gli scarti che sono appunto la paglia e pressarli in balle. Quindi per quello la paglia costa di meno, il fieno di più e l'insilato molto di più. E quindi nel fare la nostra ricetta dentro il caro miscelatore bisogna usare gli ingredienti più costosi nel minor numero possibile e quelli più economici nel maggior numero possibile. Allora, per far questo, dicevo che avremmo fatto un po' di conti perché ho provato a elaborare un foglio Excel, anche se qui siamo su Google Sheet. Questo foglio poi, peraltro, ve lo linko anche in descrizione, chi ha un account Google può andare a vederselo ed eventualmente salvarselo se lo trova di qualche utilità, però qui lo usiamo semplicemente, io lo uso per calcolare il numero di balle da mettere dentro il carro, però uno può anche usarlo, qui lo vediamo diciamo per curiosità, per vedere come ragiona il sistema. Allora, il primo punto è indicare la capienza del miscelatore. Abbiamo visto che ci sono vari capienze possibili per i miscelatori, quindi qui mettiamo la quantità di litri che il miscelatore è in grado di accogliere. Dopodiché dobbiamo dire in input, con queste celle gialle sono quelle modificabili, dobbiamo dire in input che tipo di balle abbiamo, no? Perché se abbiamo quelle del negozio, che sono queste indicate già qua, mettiamo quelle e basta. Però magari abbiamo anche delle balle che ci siamo prodotti per conto nostro, quindi hanno delle dimensioni che possono essere variabili. Qui va indicato sia la quantità della balla che il costo della balla. Questo perché poi appunto il sistema cercherà di calcolare qual è il bene più economico e quindi ci consentirà di mettere tanto più di quel bene in modo da abbassare il costo della razione mista che andiamo a costruire. Infatti dalla quantità e dal costo si ricalcola in automatico qual è il costo per ogni singola unità di fieno, di insilato, di paglia e di mangime. E qui vedete che il mangime costa moltissimo, mentre invece l'insilato costa molto, paglia e fieno costano molto molto meno e la paglia costa meno di tutti. L'altro punto variabile è la ricetta. La ricetta è in realtà i minimi e massimi. Dovrebbero essere fissi, dovrebbero essere questi i valori corretti. Sono però modificabili perché nel caso cambiasse qualcosa nel gioco, qualche mod, che vedremo arriverà più avanti, che permette di fare cose più sofisticate con la razione mista, magari potrebbero richiedere di mettere i minimi e dei massimi diversi. Dopodiché, inserendo soltanto queste informazioni, quindi quanto sono grandi le balle, quanto costano, quali sono i minimi e i massimi, che si possono lasciare questi, il sistema qui subito accanto ci dice qual è la ricetta che dobbiamo seguire, cioè per spendere il meno possibile dobbiamo mettere dentro 5 balle di fieno, 2 balle di insilato, una balla di paglia e 0 balle di mangime minerale, quindi ignorare il mangime minerale. Questo ci consentirà di avere all'interno del nostro carro da 35.000 litri un totale di reazione mista di 34.500 litri, quindi siamo molto vicini alla capienza massima del carro, infatti siamo al 98.57%, e questa roba qui ci costerà 9.328 dollari, che equivale a 0,27 per ogni unità di reazione mista. Questo peraltro ci serve anche per calcolare qual è il costo poi del latte che andiamo effettivamente a produrre, no? Cioè che quanto ci è costato nutrire queste mucche con questi sistemi. Chiaramente questo foglio non è infallibile, potrebbe avere degli errori, quindi ci sono anche delle celle di controllo. Qui infatti il sistema ricalcola qual è la quantità sull'effettivo che andiamo a produrre di fieno, insilato, paglia e mangime, in modo da verificare che siamo all'interno, qui le luci sono verdi, che siamo all'interno dei minimi e dei massimi, perché potremmo anche non esserci in alcuni casi, non è proprio un programma, alla fine è un foglio Excel che fa dei calcoli con minimo e massimo e quindi potrebbe avere in funzione di numeri strani, tipo capienze molto ridotte o molto larghe, balle troppo grandi o troppo piccole, potrebbe avere degli esiti diversi. Vediamo come funziona, giusto per curiosità, perché poi per calcolare la ricetta è già fatta, sono queste qua, cioè date queste dimensioni di balle, date questi costi, quello che mi conviene fare è mettere dentro questo carro 5 balle di fieno, eccetera, eccetera, come abbiamo visto prima. Come calcola il sistema? Allora, il sistema è strutturato così. Prima calcola, magari lo rimpiccioliamo un attimo, prima calcola, visto che ci sono dei minimi da rispettare, un minimo di fieno, un minimo di insilato, mi dice ok, intanto mettiamo dentro le quantità minime calcolate sulla capienza totale del miscelatore, quindi quelle andranno sicuramente bene, e le quantità minime corrispondono, date le dimensioni delle balle
che abbiamo inserito qua, 4500 per il fieno e 3500 per l'insilato, le quantità minime prevedono di mettere dentro 2 balli di fieno e 2 balli di insilato. Queste vanno messe per forza, altrimenti non si rispettano i livelli minimi della ricetta del miscelatore. Questo vuol dire che io avrò, con queste 4 balle inserite dentro, occupato 16.000 litri del mio carro miscelatore. Andiamo quindi al primo round. Rimangono quindi 19.000 litri da riempire, no? Perché il mio carro miscelatore è di 35.000 litri, ne metto dentro 16.000, ne rimangono 19.000. Il sistema adesso si chiede, ok, qual è il meno costoso fra tutti gli elementi che posso mettere dentro? Una volta che trovo il meno costoso, cerco di mettercene quanto più possibile, considerando le dimensioni delle balle che ho, e vado a fare questo calcolo, per cui stando attenti a non superare il massimo, perché esistono anche i massimi, no? Abbiamo visto che il fieno deve essere massimo 75, l'insilato massimo 75, e qui in grigio sono calcolati le balle massime che io posso mettere dentro il carro. Sicuramente non avrò più di 5 balle di fieno, non avrò più di 6 balle di insilato, eccetera, eccetera. E quindi il sistema, guardando quali sono i massimi e guardando quello che io potrei mettere ancora dentro il carro miscelatore, mi propone un numero di balle che io posso inserire dentro, che hanno un costo. Vado a vedere qual è il costo minimo è quello della paglia, l'abbiamo visto prima, e quindi quante sono il massimo numero di balle che posso mettere dentro il carro miscelatore per ottimizzare il fatto che la paglia costa meno, quindi quanta più ne metto meglio sto, è soltanto una, perché la paglia ha questa balla da 5.000 litri, avesse avuto una balla da 2.000 litri magari potevo metterne anche 3, dipende dalla dimensione della balla. E quindi mi dice, ok, mettiamo dentro una balla da un litro, da una balla di paglia, il che vuol dire round 1, una balla di paglia, abbiamo messo dentro altri 5.000 litri di materiale. A questo punto andiamo al round 2, dobbiamo riempire ancora 14.000 litri, perché abbiamo messo i minimi, quindi 2 balle di fieno, 2 balle di insilato, abbiamo messo quello che ci costa meno, la paglia, una balla. Andiamo adesso a vedere qual è l'altro elemento che ci costa meno, ed è il fieno. Il fieno ce ne stanno, questi 14.000 litri, ce ne stanno ancora 3 di balle di fieno, e quindi dico, ok, allora mettiamo dentro 3 balle di fieno. Andiamo a vedere quassù, il round 2 mette dentro 3 balle di fieno che equivalgono a 13.500 litri di materiale. A questo punto andiamo al round 3, che è l'ultimo, il delta da riempire ancora è di 500 litri e basta. Lui si chiede, che cosa posso metterci dentro per 500 litri? E la risposta è niente, perché le mie balle sono tutte più grandi di 500 litri, quindi non ci starebbero completamente. Potrei metterne qualcuna a metà, ma insomma questo, diciamo, sfaserebbe la ricetta e potrebbe creare dei problemi sui numeri massimi di balle che possiamo mettere dentro il miscelatore per non superare i massimi. A questo punto la ricetta è fatta, eccola qua, perché poi l'ultima colonna nell'ultimo round, il filler, non c'è niente, perché non posso mettere nulla con così poca quantità, e quindi faccio le somme di tutte le balle che ho inserito round per round e ottengo i miei 34.500 litri di materiale, di mangime per le mie vacche e per le mie bufale. I minimi e i massimi sono rispettati, perché vedete, queste sono le percentuali, quindi a questo punto non faccio altro che mettere dentro il carro miscelatore queste quantità e ottengo, una volta che il carro le miscela tutte, questa bella razione mista che posso poi distribuire alle mie vacche. Ripeto, di modi ce ne sono. Ecco la mia razione mista che posso poi distribuire alle vacche. Ripeto che di modi per fare la razione mista ce ne sono tanti, si va tranquillamente anche ad occhio, non è quello il problema, non bisogna star qui a farsi troppe storie. Per esempio, un modo ad occhio per fare razione mista è anche vedere un po' quello che si ha, no? Se per esempio ho un fienile con dentro del fieno, e questo fienile non esce a balle, no? Il fieno mi esce da qui nella quantità che voglio, è però difficilmente controllabile quando ci passo sotto con il carro. Cosa vuol dire? Io posso considerare qual è lo spazio che devo avere minimo di fieno all'interno del mio carro miscelatore, che abbiamo visto è il 20%, quindi su 3.500, su 35.000 il 20% è 7.000. Quindi vuol dire che io posso buttare dentro materiale, partendo dall'insilato e poi dalla paglia, finché non raggiungo 35.000 meno 7.000, quindi 26,
28.000 litri, quindi riempio il mio carro per 28.000 litri o comunque poco meno, dopodiché lo trasporto sotto il mio fienile, apro l'uscita del fieno, quella che ci sta, fino al riempimento del carro, e avrò sicuramente una miscela fatta bene, no? O comunque posso veramente andare ad occhio buttando dentro le balle che mi capita, alla fine risparmio veramente poco. Diciamo che qui usiamo l'Excel un po' per divertirci e quindi così l'abbiamo fatto. Non mi giudicate per questo, video breve apposta, però giusto per dare l'idea di come può funzionare una reazione mista e anche quante finezze si può provare ad avere in Farm Simulator 25 nel cercare di capire come fare le cose. Bene, abbiamo a questo punto detto tutto del nostro caro miscelatore, come fare la miscela. Questa cosa ci servirà perché adesso nei prossimi video andremo anche ad analizzare, dopo aver visto le capre, quanto sono redditizie e quanto bene ci fanno all'economia della nostra farm, andremo anche a vedere più nel dettaglio le mucche, ma soprattutto le bufale. Quindi arrivederci ad un prossimo video, grazie per essere arrivati fin qua. Non ditemi nei commenti che questi calcoli sono inutili, lo so perfettamente da solo. Buona serata.